Perché le persone decidono di intraprendere un percorso di psicoterapia? Quali sono le motivazioni intrinseche alla base e quali sono le origini, appunto, di questo bisogno e la sua successiva manifestazione che appunto esita tramite l'inizio di un percorso psicoterapeutico? Per spiegare questo mi avvalgo della teoria di White ed Epstone, che sono i principali esponenti dell'approccio narrativo, che già dagli anni 90 hanno iniziato a sviluppare queste prime idee, da un lato semplici, molto comprensibili, ma al tempo stesso anche molto molto potenti. I due autori sostengono che ognuno di noi è inserito in un contesto, è inserito in delle esperienze, è fatto di percezioni ed ognuno di noi è intrinsecamente portato a costruire un significato lineare di queste esperienze, di questi eventi e di queste percezioni. È come se ognuno di noi lavorasse attivamente nel cercare di attribuire un significato lineare a ciò che gli accade, in modo tale da avere una visione di sé coerente, una visione di sé coesa e sufficientemente forte da farlo sentire un tutto, cioè farlo sentire congruo appunto all'insieme di esperienze che ha avuto e all'idea che ha di se stesso. Il problema quando insorge, cioè quando poi inizia ad emergere il bisogno di intraprendere una psicoterapia, nel momento in cui le narrazioni che noi diamo di noi stessi e della nostra vita non sono coerenti con le esperienze che viviamo, cioè le vicissitudini o, come dire, gli esami, le prove che la vita ci mette davanti. O nel momento in cui le narrazioni che noi diamo di noi stessi non sono coerenti con quelle che gli altri, per noi significativi, danno appunto di noi stessi. E quindi questi sono i due motivi, le due caratteristiche, i due aspetti intrinseci che generano il bisogno di terapia in una persona, cioè il bisogno di svolgere un percorso terapeutico nel tentativo di andare a rimodulare, ricostruire, rinarrare la propria storia in modo tale da trovare un senso, cioè renderla nuovamente coesa. È qui che poi all'interno della stanza di terapia il terapeuta aiuta appunto la persona a rinarrare la propria storia, a riappropriarsi appunto delle proprie esperienze e delle proprie percezioni in modo tale da renderla nuovamente protagonista e quindi rendere, appunto, aiutarla a rendere la propria storia nuovamente coesa. Questo è, come dire, una rappresentazione che, come dicevo, è abbastanza semplice da capire, ma al tempo stesso è estremamente potente, poiché ognuno di noi basa la propria vita sul racconto della stessa e quindi sulla percezione della stessa, ma non sempre riusciamo a trovare un senso, o meglio, un significato realmente coerente. E quindi questo va a far insorgere appunto il bisogno di terapia. Ad esempio, basti pensare ad una persona che, ad esempio, sta per uscire di casa perché si sta per laureare, vuole magari andare a convivere con il proprio partner, è una cosa che vuole, ma al tempo stesso sviluppa degli attacchi di panico che le impediscono appunto di mettere in atto tutti questi atti, tutti questi eventi, quindi tutte queste esperienze, tenendola bloccata in una condizione pregressa, tendenzialmente più di figlia. O ancora una coppia che appunto si dice particolarmente innamorata, però magari non riesce ad avere dei rapporti sessuali soddisfacenti, magari lei non raggiunge l'orgasmo, magari lui non riesce ad avere un'erezione sufficientemente, come dire, forte da permettere un rapporto. Questi sono solo due piccoli esempi che però testimoniano e fanno capire molto chiaramente come il racconto che noi diamo delle nostre
vite, delle nostre esperienze e ciò che la vita ci pone invece davanti, quindi ciò che poi ci costringe a vivere, non sempre sono coerenti. È qui che nasce, secondo White ed Epstone, il bisogno di terapia ed è qui che entra in gioco quindi il terapeuta nell'aiutare la persona a rinarrare la propria esperienza, cioè in modo tale da aiutarla a riappropriarsi del protagonismo appunto della propria vita e quindi della propria storia.